Gentili telespettatori dei protagonisti, in occasione del distinguo anagrafico della principessa Irma Capece Minutolo, abbiamo incontrato il parterre dei Roi, una figura estremamente versatile, interpretativa, con occhioni da cerbiat. Lei è Maria? Loana Gloriani, buonasera a tutti. Ciao Maria, poi rievochi tanto questo nome, sotto mia mamma. Ah. Allora, stasera ci celebra appunto il distinguo anagrafico della principessa, il tuo augurio personale? Il mio augurio personale, beh, nella notte di San Valentino, in una festa come questa, ancora meno soldi e più amore. A proposito di amore, che sentimento è per te? È un sentimento profondo, da rispettare, che si è perso un po', si dice, si fanno poche cose, si dicono tante cose e se ne fanno molte poche. Quando un semplice gesto è quello l'amore, che va alimentato quotidianamente, che io purtroppo non ho. Ho l'amore soltanto delle mie coinquiline in questo momento. Non si era intuito, sai? Ecco, stasera si celebra un tema sociale scottante, la solidarietà, la tutela dei minori, di genitori separati, no? Quanto è importante ripristinare la comunicazione tra genitori e figli, affinché poi la formazione e l'evoluzione di questi figli possa temprarsi, forgiarsi e soprattutto trovare una loro collocazione anche all'interno del tessuto sociale. Ma certo, i genitori devono... Io guarda, proprio oggi riflettevo su questa cosa. Io credo che il più grande problema di questa società, a parte la crisi economica, però basta, bla 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 bla, tanto ormai se ne sa, è che la gente non parla, la gente non socializza, la gente ha paura a raccontare ai figli, a parlare con i figli, a educare i figli, ha paura a mostrarsi, non danno amore, quindi... E mi trovo continuamente, io invece che sono una persona molto aperta, mi piace molto invece soffermarmi proprio a vedere, a cercare di capire. Non capiscono, c'è poca comunicazione e non si capisce, non lo so, trovo difficoltà negli altri, non in me, di comunicare. Pensate alla principessa, c'è tanta arte nobiliare stasera, no? La nobiltà secondo te è insita in uno stato d'animo o è una condizione educativa ricevuta da parte di queste figure? Oh, che domanda. Si può dire che non so rispondere, perché è una domanda abbastanza complicata. Certo, la nobiltà ci nasci nobile, però poi dopo è ovvio, è inutile negarlo, che chi ha la possibilità di studiare, i nobili hanno studiato, quindi l'educazione sarà diversa da chi viene da 100 celle. Però insomma non è detto che uno non può migliorare. A proposito di 100 celle, tu i nobili come li vedi? Con un senso di ironia o di rispetto? Tutte e due. Se dovesse affascinarti un uomo di rango, nel tuo caso specifico, come ti comporteresti? Con la semplicità di una persona che non è al suo stesso rango sociale, si sa, però... Con la mia semplicità, la mia ironia, senza essere artefatta e finta. Semplicemente quella che sono io, una sfacciata. A proposito di sfacciata, rievochiamo un po' le tue corde interpretative, artistiche, soprattutto quando calchi il palcoscenico, no? Il contatto col pubblico, quanto è gratificante, soprattutto parliamo del teatro ovviamente. È la mia vita, per me anche oggi è la mia festa, perché io sono innamorata di qualcuno, del pubblico, del teatro, quindi... E il grande rispetto che un attore deve avere innanzitutto per il pubblico, e lo dimostri quando sei in scena, quando non vuoi prediligere, quando pensi con la testa del pubblico. Tu quando vai in scena non devi pensare a quello che piace a te, ma a quello che piace a te, che può piacere anche al pubblico in un momento come questo. Poi parlo io, che ho riportato in auge le canzoni romane, la tradizione romana, quindi... sto portando in giro questo spettacolo che si chiama La Roma de una Volta, e quindi per me è importantissimo il rispetto del pubblico e quindi il rispetto delle persone, ma soprattutto poi del pubblico pagante per te. Quindi non devi permetterti di avere un microfono e non sapere che farci. Io odio le persone che hanno la possibilità di parlare e non sanno parlare.
Questo credo sia... Ecco, a proposito di non saper parlare, bisogna sempre sottolineare il concetto che i reality o il piccolo schermo spesso porta alla popolarità, ma il talento, il carisma, la formazione, ecco, brava, nasce appunto sulla tavola di legno che è il palcoscenico teatrale, no? No, nasce da quello, nasce da uno studio, insomma. Io sono diplomata a Hollywood, sono diplomata all'Accademia di Garinei Giovannini, ho fatto dei... Insomma, vabbè, ora non parliamo di me. Eccola la mia grande amica! Ciao tesoro! È arrivato l'ufficio stampa grande di Roma, Gabriella Sassone, ma dopo vabbè, te la lascerò a te. E quindi per quanto... Oddio, mi sono persa un attimo. Parlavamo di Hollywood. E quindi insomma voglio dire, devi avere delle qualificazioni, devi, perché il pubblico se ne rende conto. Certo, in Italia è un po' difficile, ma io sono contenta di fare quello che faccio con il rispetto del pubblico, con un pubblico che poi mi segue. Perché è vero che tu puoi andare dopo un reality... Puoi andare in scena, puoi calcare dei grandi teatri per riempire il botteghino i primi due giorni, poi la gente non esce, ma il pubblico non è stupido, se tu non mi dai emozioni. Una volta si tiravano gli ortaggi, cosa che io ho fatto in un mio spettacolo, 4 anni fa, che ho fatto uno spettacolo dove quando davano il biglietto io gli davo il finocchio, non io, chi stava là, e ho detto se lo spettacolo non piace, sai perché si tiravano gli ortaggi? La sai la storia degli ortaggi? No, dimmela tu. Si tiravano gli ortaggi agli attori quando uno spettacolo non piaceva, perché almeno gli attori avevano la possibilità di mangiarsi il minestrone dopo. Ecco, vedi? Cioè, beh, guarda te che sei inventata. No, è vero, questa cosa è la leggenda, cioè, però non è una leggenda, era un dato di fatto, perché almeno con gli ortaggi quelli mangiavano. Il laboratorio perché teatrale. Prima si andava a cappello, ecco. Cioè la gente dopo lo spettacolo poteva lasciare, se era piaciuto, lasciare una mancia, se non era piaciuto lanciare gli ortaggi. Quindi o mi dai soldi o mi tiri l'ortaggio, io a mangiare stasera magno. A proposito di Hollywood, no? Giusto per levare un attimo davanti, sì, gli ortaggi, la grande bellezza di Sorrentino finalmente ha sdoganato un concetto, la distribuzione del film italiano all'estero, molto apprezzato dagli italiani, sì, no? Tant'è che è stato co-distribuito in 40 paesi. Sì. Cioè per farti capire che finalmente si sdogana anche il concetto e il malcostume degli italiani. Un film spirituale, che parla anche molto di solitudine, filosofico, che è stato molto apprezzato. Sì. E tant'è che concorrerà al prossimo Oscar godendo il favore del, sì, pronostico. La tua riflessione? Allora, io onestamente devo dire che il film non mi è piaciuto tantissimo e non riesco a capirne il perché. Io ho vissuto cioè io ho lavorato qui al Gilda, è stato il mio primo lavoro per 5 anni, 6 sere su 7, quindi come ballerina, come una donna della notte. E quindi non so se quel film non mi è piaciuto più di tanto per una realtà sbattuta in faccia e quindi mi ha ferito. O perché comunque è un pezzo di storia vera, è un pezzo di solitudine, come dicevi tu, e quindi non so, ho ancora il dubbio, ma gli auguro a Paolo Sorrentino di vincere questo Oscar, ovviamente, viva l'Italia! Insomma, sono contenta che un film italiano è stato apprezzato, è ben fatto, poi sono mie considerazioni personali. Con la tua enfasi espressiva che ti rispecchia, la trasmissione si chiama I Protagonisti, un saluto con la tua verve guardata in camera, alla trasmissione. Oh, siamo protagonisti, continuiamo ad esserlo nel bene, sempre nel bene e professionalmente, noi protagonisti. Grazie cara. A te.